Natale! Natale, signori, bisogna andare a messa. Non si va a messa tutto l'anno, ma il 24 sera devi andare a messa. Li riconosci quelli che hanno ancora il cappotto con l'etichetta? Quelli coi guanti appena regalati che non li hanno ancora staccati. Kyrie Langson. Allora funziona così, esci dalla messa, vai con gli amici a ubriacarti, poi dormi dalla mamma. Tu torni alle 4 del mattino, lei alle 7 viene di là e dice, sono tutti di là. 2000 parenti, trovi lo zio che non vedevi dal 61, quello che quando eri piccolo ti faceva così sulla testa, che tu dici, fallo adesso che ti scasso di botte, prova a farlo adesso. Allora, nelle famiglie di tutti gli italiani c'è la mamma che apparecchia dalle 6:30 del mattino, c'è un piatto in ceramica col grissino, col prosciutto crudo morto arrotolato così, le tartine di gelatina, quella col gambero, così, quella con l'uovo che diventa gialla dopo un minuto, la mamma prepara il primo, secondo contorni, arriva il momento dei mandarini. In tutte le famiglie c'è il nipote cagacazzo che con la buccia ti suona e dice, zio, ti giri, l'acido negli occhi. Poi, aspetta, mica è finita. Arriva la frutta secca, un vessoio così, un solo cazzo di schiaccianoci. Che c'è lo zio che dice, le spacco io. Sta fino a Santo Stefano con le noci in mano così. Il nonno verso le 4 lo metti sul divano, lo metti su Italia 1 che guarda, Zanna Bianca, 1, 2, 3, 4 e 5. Fantaghirò, 7, 8, 9, 10. Alle 8:30 il nonno con la bava comincia a ondeggiare. Tiro sul nonno, lui mi fate scoraggiare, sì o no? Poi si comincia con quei giochi lì, quelli di società, verso le 6:30. La tombola, c'è lo zio quello che ha fatto i soldi, sì ma la scheda facciamola da 1000 euro, ma va cagava. Poi c'è il mercante in fiera, tutti che vogliono comprare sto lattante. Poi alle 5 chiami la tua fidanzata, tu c'è ancora il Pandoro che ti esce di qui e lei ti dice ciao amore, andiamo a mangiare qualcosina? Minchia, no, con le cotolette ancora sotto le ascelle. O se no decidi di andare al cinema. Se vai al cinema il giorno di Natale, esci dall'ascensore, sei già in fila, c'è tutta la gente. Che dici? Che film va? Che cazzo ne so, seguo la fila, da qualche parte andrò. Ma io quando sento Angelo parlare dei bambini mi emoziono, perché anch'io sono papà di una bambina di 9 anni che amo più della mia vita e mi sono accorto di quanto è difficile il ruolo del papà. I problemi che abbiamo avuto per avere questa bambina. A mia moglie gli si ruppero le acque, io ero a fare uno spettacolo all'Isola d'Elba. Lei con tutta la sua carineria mi chiamò, vieni a casa, rotto le acque! Sono arrivato un po' di ritardo dall'Elba. Clinica, sala operatoria. A mia moglie gli hanno fatto una puntura di preanestesia per abituarla all'anestesia, all'ostetrica. Veloce, in nome della bambina perché devo fare i documenti. Io ho detto, stai calma che ti do una bastonata, stai calma. Mia moglie con un filo di voce si girò, ancora mi viene in mente con un pizzico di magone, mi disse, chiamiamola come mia mamma. Io di chiamare stronza mia figlia non ce l'ho voglia. Sono finite le feste, a me ha rotto il Pandoro, lo zio, quello che per la casa gira, che vuole tagliare la stella, taglialo normale! Cosa continua a tagliare la stella che non si capisce da lì 25 minuti? Poi, quando eri giovane, il Capodanno lo vivevi in un modo differente. Finivano le vacanze ad agosto, già a settembre ti vedevi con gli amici, oh, cosa facciamo a Capodanno? Adesso a 52 anni, a mezzanotte meno 10, non sai ancora dove cazzo andare. No, ma si facevano le feste in casa, ognuno portava cosa a mangiare, le lasagne, la pasta al forno, il vitel tonè con dei capperi dentro da un chilo. Mi dice, scusa, cos'è questa roba? Capperi, di chi? Del bambino del terzo piano di sopra. Sono quelli che lasciavano nell'ascensore, sai, dietro la porta di là, e li mettevi sul vitel tonnè. Che già verso le 12:10 avevi un'acidità, sentivi. Poi a Capodanno questa storia che se non fai l'amore tutto l'anno, a Capodanno non fai l'amore tutto l'anno. Allora quando eri giovane, verso le 3 del mattino, eri ubriaco fradicio, cercavi un'altra ubriaca, si girava per la festa. Trovavi un'altra ubriaca, andavi a letto. Nel letto continuavi, vomitavi tutto, non si strombava mai. Il giorno dopo, verso le 3 pomeriggio, ti svegliavi, la trovi nel letto e dici, scusa, ma non abbiamo consumato lei? E no, ormai è l'1.
arrivederci, non trovavi più. Aspetta, poi, le differenze, i nostri capodanni, le micette a mezzanotte, le trombette, quelle, i cappellini, quelli appunto con le penne. Adesso c'hanno delle bombe? A mezzanotte, sai quando vengono giù gli stadi in America che li demoliscono? Uguali. Poi buttavi la roba vecchia. Un mio amico ha buttato la moglie, era 20 anni, che lei si è fa lui l'ha buttata giù. Ma poi c'è questa storia dei cani, eh no! Bisogna proteggere i cani, dalle 11 a mezzanotte i cani coccolateli. Ai miei tempi il cane aveva l'accendino, mi diceva, oh Bucci, accende la bomba. Ma poi, scusa, quella storia che dopo mezzanotte devi mangiare sto cazzo di cotechino con le lenticchie. Allora, lo mangiavi a 20 anni, facevi un ruttino, a posto, stavi. Mangialo a 52. Vai in camera e cominci. Le lenticchie, se no diventi povero non diventi ricco. Ma è una cazzata. Io ho fatto il capodanno a casa di Briatore, un giorno ho detto, scusa, le lenticchie non le ho mai mangiate. È miliardario, che cazzo c'è? Aspetta! Lo spumante, ai miei tempi! Lo vincevi al Luna Park, alle Varesine, sai quello, tum, quello zuccherato. Costava 100 lire. Adesso ci vuole il Crystal, quello da 280 euro, che quando ti scappa la pipì dici, no, non lo piscio, lo tengo dentro, 280 euro. Ma il panettone! Il panettone era normale! Poi c'era quello che mangiava, che non gli piacevano i canditi, e da sotto il tavolo faceva... Pff, pff, pff. Diceva, che cazzo fai? I canditi non mi piacciono. Pff, e li sputava tutti sotto il tavolo. Adesso fanno dei panettoni, vai in pasticceria, mi dà quello, cioè il panettone così, sopra la Torre Eiffel, con sopra le Torri Gemelle, tutto in cioccolato. Che cazzo lo mangi a fare? Costa 4.000 euro, lo lasci lì in casa e lo guardi così. Ma poi alla sera di Capodanno bisogna bere i succhi alcolici, se no sono coglioni. Il Moscow Mule, abbiamo avuto il Moscow Mule, c'è lo zenzero, per 12 minuti, da mezzanotte a mezzanotte 12 fai. Il gin toni! Adesso, fermi! Adesso a 52 anni, verso le 2 di notte, facciamo un Moscow Mule. Fammi la tisana, vado a dormire. Ma poi, il giorno dopo, guardo il telegiornale, studio aperto. Ah, parte, vediamo i filmati di 12 ore fa, come hanno festeggiato in Australia. Che coglioni! Poi c'è un'altra notizia, c'è stato un grosso calo delle vendite durante il periodo natalizio. È logico, perché la gente, non è che siamo tutti deficienti. Quando vai dal tuo amico che fa il commesso, quanto costa questo cappotto? Leggi 800, lui ti dice, vieni il 26, ci sono i saldi. Te lo lascio a 110, vieni il 26. È logico! Ma aspetta, poi l'oroscopo! Mamma che coglione l'oroscopo! Perché poi non c'è un segno di cui non è l'anno giusto per quel segno. Qualsiasi segno, tutti, Ariete, ah cazzo, il mio anno, tutti, quindi godiamo tutti di questa roba. Poi arriva la Befana, tra pochi giorni arriva la Befana. Che festa è la Befana? Dimmi, allora, la Befana viene di notte con le calze tutte rotte, già è sintomo di povertà. Io quando ero piccolo mettevamo le calze del nonno, che puzzavano. La Befana diceva, guarda, te la fanculo, andava via anche la Befana. Poi ti mettono dentro il torrone e il carbone. Io a 6 anni ero senza denti, ma non per i denti, era per mordere il carbone e il lattone. Avevo l'apparecchio dell'Alitalia. Detto questo, signori, sono qua per augurare a tutte le famiglie un felice anno nuovo, ma che ci sia tanta salute in tutte le famiglie.